Ciao a tutti da Barbie Mare e benvenuti in questo nuovo video vlog sabato. Oggi è sabato 1 febbraio e per voi è domenica 2 febbraio, se lo vedete il primo giorno utile della pubblicazione ovviamente. E niente, sono contenta di questa settimana di vlog. Intanto è iniziato adesso il weekend, il fine settimana. Io questo fine settimana purtroppo non lavoro. Allora, in realtà c'era la possibilità di andare in un supermercato, ma il direttore ci ha dato risposta proprio ieri, e niente, ha dato risposta negativa, nel senso che preferisce non promuovere niente, cioè non fare nessun isola promozionale, perché dice che ha guardato il tempo e in effetti è nuvolosissimo, questo è vero. E quindi ha preferito fare l'isola promozionale la prossima settimana, quindi con mio rammarico, perché in realtà comunque non lavorando tutti i giorni, sì che il fine settimana diciamo che di solito si preferisce non lavorare, però io non lavorando tutta la settimana sarei andata molto molto volentieri, vabbè comunque non fa niente. Molto volentieri farò le mie pulizie di casa del sabato, perché domani o farò pochissimo oppure non farò nulla, quindi preferisco fare un bel po' di cose oggi, quindi cercherò adesso di concentrarmi ed organizzarmi bene bene. Magari non riuscirò poi, perché ho un'idea di fare tante cose oggi a casa, però non so se poi riuscirò a portarle tutte a termine. Comunque mi farete voi compagnia, quindi saprete se riuscirò a portare a termine tutto quello che ho in mente. Adesso prendo carta e penna, vado a scrivere più o meno cosa ho intenzione di fare e vediamo poi durante l'arco della giornata se riesco a portare a termine tutto oppure no. La prima cosa che faccio: la lavatrice delle lenzuola. Se avete visto questi vlog settimanali sapete che le lenzuola le ho cambiate e lavate mercoledì, ma se faccio la doccia tutte le sere allora li lavo tutti i mercoledì. Invece se capita che anziché farla la sera la doccia la faccio al mattino, poi rilavo il tutto al sabato. Magari forse sono un po' fissata, però è così. Quindi adesso è sabato, quindi lavo queste lenzuola e quindi vado a rifare il letto con le lenzuola pulite. Nel frattempo volevo farvi vedere qual è il detergente che sto usando in questi giorni per pulire i sanitari. Ed è questo dell'Ajax con candeggina, che mi sembra che l'ho acquistato da Risparmio Casa, da Tigotà. Infatti ve l'ho mostrato negli acquisti del video da Tigotà che ho fatto lì, e rispetto allo smack che stavo usando prima sempre per i sanitari, con questo si sente di più la candeggina. Oggi, oltre alle varie pulizie, mi dedicherò anche alla pulizia degli elettrodomestici, ovviamente non di tutti, sicuramente del frigo. Questo è il mio frigo, queste sono le condizioni, non sono ottime ma neanche scarse, eccolo qui. Questo è lo sportello. Ah, tra l'altro vi avevo fatto il video in cui vi mostravo la mia spesa durante la settimana americana del Lidl. Sono ritornata dopo qualche giorno e ho acquistato anche questi qua, sempre prodotti americani, che sono tra l'altro buonissimi. Questo è il latte al cacao dolce, biscotto, e questo invece, cioè questo è il dolce, cioè al cacao dolce, e questo è al cacao tipo biscotto, cookie, ecco qua. Niente, tra l'altro commentavo con una ragazza che mi segue, la Maria Alice, ciao Maria Alice, e ci dicevamo appunto che forse le offerte americane Lidl le sta mettendo più spesso, perché anche a me, come lei, mi è rimasto ancora dalle offerte precedenti lo sciroppo d'acero americano. Comunque, se vi interessa sapere come io pulisco il frigo, lo pulisco spesso, quindi le condizioni sono queste, ancora non l'ho pulito oggi, però mi sembrano abbastanza buone, vi lascio il link qua su tra le schede della pulizia. È una pulizia bellissima che pulisce benissimo il frigo in modo naturale, tra l'altro questo tipo di pulizia rimane anche, ed è un metodo che mi ha insegnato mia nonna. Questo è il risultato quando io
passo l'aspirapolvere e quindi lavo il pavimento del bagno. Guardate quello che combino sul bidet e sul WC. Voi mi dite, ma tutti questi detersivi? Eh sì, ma io vi ho fatto un video dove vi ho spiegato appunto bene o male i detersivi che uso durante le mie routine di lavatrici. Comunque, le lenzuola sono asciutte perché l'asciugatrice ha finito di asciugarle. Poi nel frattempo avevo attaccato un'altra lavatrice e adesso ho attaccato invece il lavaggio, quello l'autoclean, cioè l'autopulizia. E quindi lo faccio spesso e quindi sta pulendo tranquillamente. Poi quando finisce l'autopulizia, io apro questo e lo sgancio e vado a ripulire per bene tutto il cassettino. Sono uscita, non ne potevo più, mi fa male la schiena perché ho lavato i pavimenti. Tra l'altro il pavimento della camera da letto l'ho lavato con la scopa a vapore, appunto sapete quella scopa che lava i pavimenti, però appunto con semplicemente il vapore dell'acqua, quindi senza l'aggiunta di detersivi, di agenti chimici, quindi naturalmente. Però io allora mi rivolgo a tutti coloro che hanno la scopa a vapore, cioè riuscite a lavare il pavimento di più di una stanza? Non so, due stanze, tre stanze, dipende poi quanto avete la casa grande. Perché io praticamente riesco a lavare ogni volta solo il pavimento di una stanza, perché quando io passo la scopa a vapore il pannetto che c'è sotto non mi scivola bello velocemente sul pavimento, tipo come per esempio faccio come fa per esempio il pannetto del Black Mop e la microfibra del Rotomop, che mi scivolano facilmente. No, cioè praticamente è come se tra virgolette mi attaccasse si attaccasse al pavimento, quindi faccio più fatica a fare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Un mal di schiena tremendo, infatti lo so che è così, e quindi ho lavato solamente il pavimento della camera da letto e poi tutte le altre stanze le ho lavate questa volta col Black Mop, perché ultimamente sto lavando il Rotomop con il Rotomop, ma perché secondo me pulisce di più il Rotomop del Black Mop, ma comunque il pavimento era pulito, diciamo, e quindi ho pulito con il Black Mop, anche perché con questo qui mi sbrigo prima. Ma mi sento distrutta, ho ancora da programma da pulire qualcos'altro, tipo il microonde. Avete visto che la lavatrice è tutta a posto, l'ho pulita esternamente anche, mi manca solamente il microonde che ho segnato nel programma. Il frigo l'ho lavato, sì, come elettrodomestici mi sembra il microonde. Il forno mi stoppo perché sapete che poi farò un video per le macchie ossinate, quindi lascio che le mie macchie si incrostino sempre di più, proprio per farvi vedere la forza del composto che poi vi farò conoscere. Infatti non so se nel vlog di Ero dell'altro ieri vi avevo fatto vedere appunto le macchie del forno come testimonianza. Anche su Instagram ve l'ho fatte vedere. E niente, adesso vado, mi distraggo un po', penso di prendermi un gelatino da qualche parte e magari stasera faccio il microonde, così poi se devo fare qualcos'altro magari lo faccio poi domani, che tanto è domenica. Questo è il mio gelatino, che non c'entra niente con la dieta, quindi sto sgarrando. Sono tornata a casa, guardate l'ombra della mia mano, sono tornata a casa e mi sono cambiata, e prima di andare a riporla volevo farvi vedere la mia borsa che sto usando in questo periodo, perché due o tre ragazze di voi mi hanno scritto su direct quando hanno visto l'ultima foto che ho pubblicato, perché appunto indossavo questa borsa e mi hanno chiesto appunto quale borsa fosse, ed è una Burberry. Eccola qui, e niente, con i manici, ed è questa insomma. Poi vi volevo far vedere che come al solito io ne combino sempre una delle mie. Allora, ho indossato prima di uscire appunto questa felpa bianca, che però non so perché non si vede bianca. Come mai? Vabbè. Questa felpa bianca, cioè pulitissima, appena messa, quanto sono stata fuori? Un'ora e mezza, massimo due ore, forse neanche. Prima di struccarmi l'ho levata, non pensando appunto che ero ancora truccata, e guardate, si è tutta sporcata di non di fondotinta, perché non ce l'avevo, ma di correttore,
Perché l'avevo messo, mi ero messo il correttore, poi ho levato la felpa con il trucco sopra e quindi ora la devo mettere a lavare. Mi sono innervosita perché quando io indosso qualcosa di bianco per 1 ora/2 ore, poi magari lo rimetto il giorno dopo, lo lascio appeso all'esterno dell'armadio e lo rimetto il giorno dopo, così poi lo metto a lavare. Invece questa volta, guardate che poi era pulitissima perché, cioè vi dico, l'avevo appena ritirata da fuori, asciutta, e guardate, e questo è il risultato. Ho mangiato, ho fatto i piatti, sono a posto. Adesso sono venuta qua in camera mia, in camera da letto, e sto leggendo questo libro. Vita bassa e tacchi a spillo ed è un libro che parla di una donna che ha avuto una bimba che ha alcuni mesi e praticamente si è sposata e si rende conto di essersi trascurata, cioè si rende conto di non prendersi cura più di se stessa, quindi di avere per esempio i peli sulle gambe, di avere un taglio di capelli all'antica, di non farsi da tantissimo tempo le sopracciglia, insomma tutte queste cose qua. E c'è una sua amica, Alice, che praticamente sta cercando appunto di farle ragionare e dirle: ma insomma, perché ti stai trascurando? Devi pensare un po' a te stessa. E allora comincia a prendergli l'appuntamento dall'estetista, l'appuntamento dalla parrucchiera, l'ha iscritta ad un corso di Pilates in modo che dimagrisca un po' la pancetta. E però di tutto questo cambiamento, il marito di lei non è d'accordo, cioè non gli piace questa situazione. Gli dice: ma insomma, cioè, pensa alla bambina, devi allattare la bambina, devi stare con la bambina. Ecco, lui la vede più come una mamma, cioè la preferisce più come una mamma chioccia. Ecco, gli piace di più vederla come una mamma chioccia che invece come una donna che, oltre ad essere una mamma, è anche una donna. E quindi mi sta piacendo tantissimo e sono un po' di giorni che lo sto leggendo e mi piace veramente tanto. Quindi adesso mi concentro nella mia lettura e niente, poi niente, il mio sabato finisce. Ringrazio tutti coloro che hanno visto il vlog fino alla fine e che stanno vedendo i vlog di tutta la settimana, quindi che mi seguono. E invito tutti coloro che non si sono iscritti al canale ad iscriversi e vi chiedo gentilmente di lasciare un like se vi ho fatto compagnia come voi la fate a me. Ci vediamo domani con il vlog di domenica 2 febbraio per voi, lunedì 3 febbraio. A domani, ciao, grazie.